quanto è ignorante. Ehi, che gli è successo a quell'albero? Ah, hai visto che disastro? Penso che sta arrivando stanotte. Hai sentito che pezzo? Sì, ha fatto guai anche da me. Che strano, Gio. Eri qui, non era nemmeno sposata e io ho tre bambini. Avevo sempre pensato che sarebbe stato il contrario. Sono le conseguenze della guerra. Io avevo due figli e adesso ne ho uno solo. La guerra ha cambiato tutti i parametri. Ai miei tempi avere un figlio maschio era un motivo di orgoglio. Oggi lo vorresti soltanto a patto che sia fatto in abile alla leva. Alzate, Annie. La mamma le sta dando la colazione in camera da pranzo. Hai visto che è successo all'albero? Sì. Che dirà la mamma? Forse glielo dovremmo dire prima che lo veda. Lo ha già visto. Io mi sono alzato prima di tutti. Annie, dove l'hai preso questo vestito? Non ho resistito, ora me lo levo, però prima di sciuparlo valeva la pena 3 settimane di stipendio. Ma non è un lavoro, guarda, è stupendo, semplicemente stupendo. Senza scherzi, mamma, è o non è la più bella ragazza che tu abbia mai visto. Hai messo su un po' di peso, vero tesoro? Hai messo su anche un bel paio di gambe. Tu devi soltanto... Non è morto! Non c'è da discutere. Vieni. No, un momento, Amy. Un momento, ascolta. Va bene, papà. Lascia stare, eh. No, non deve vedere le cose in questo... Non ne posso più di questa storia, piano. Ma lo sai benissimo. Larry non ha mai volato sopra un P-40. E allora chi ci volava? Del bestiame. Ah, e che me ne faccio di un patrimonio? Sì, certo, un momento. Che? A cos'è il 1° maggio? Cosa vuoi che mi importi di cosa da dirmi, Steve? Sei sicuro che non ti importi? Sicurissimo. Mi raccomando. Adesso quel ragazzo sta venendo qui. Mi raccomando. Una volta per tutte, lo hai sentito quello che ho detto? Cosa ho detto che... Ho detto sicurissimo. Niente contro Joe, però se Chris vuole che gli altri si mettano in cilicio, si tolga il suo bel doppio petto. Sta facendo uscire fuori di sé il mio marito con questo suo idealismo fasullo e io non ne posso proprio più. Ciao, bel giovane! Testa, nessuna di queste cose! Sì che mi era passata per la testa, ma tutto ti può passare per la testa. Lui lo sa benissimo! Sta venendo qualcuno! Tu adesso non dici niente! Chiamo un taxi, tra poco te ne vai! Tu vieni via con me! Per parlare di un matrimonio, non l'abbiamo ancora detto! Tu vieni via con me! Non metterti a fare bene! Giorgi! Giorgi! Salve, Kate! Ma ti hanno fatto diventare un vecchietto? Fuori di sé! Fratello vivo, cara, perché se fosse morto lo avrebbe ucciso tuo padre. Lo capisci ora? Quel ragazzo sarà sempre vivo. Sarà vivo finché sarai vivo tu. Dio non permette che un figlio sia ucciso dal padre. A 61 anni non ti capita più un'altra occasione, lo capisci? Razza di uomo sei. C'erano dei ragazzi in aria, appesi a quelle teste di cilindro e lo sapevi. Per te volevo l'azienda, per te. Per me? Ma dove vivi? Ma da dove vieni per me? Io morivo ogni giorno. Ammazzavi i miei ragazzi e l'avresti fatto per me! Ma cosa diavolo credi che pensassi io a quella stramaledetta azienda? Ma che cos'è il mondo, l'azienda? Ma cosa dici che l'hai fatto per me? Ma non ce l'hai una patria, non vivi nel mondo! Che diavolo sei? Non sei nemmeno un animale. Gli animali non li ammazzano, loro simili.
Ti dovrei strappare la lingua da bocca! Ecco cosa ti dovrei fare, Gesù Cristo, che ti devo... Che è morto. Non volevo.